Buongiorno a tutti e grazie di aver accettato l'invito del signor Naccar di essere qua presenti oggi per una semplice cerimonia. Una semplice. Però prima di procedere a scoprire la targa, io vorrei raccontarvi una storia. Come nasce questa targa e la sua collocazione proprio qui? Mi viene un giorno il signor Naccari con l'amico Dario in ufficio chiedendomi la possibilità di capire in che modo può essere installata una targa in un'abitazione, raccontandomi che questa abitazione in Calle San Cristoforo ha dato i natali 175 anni fa a Giuseppe Marchetti, il più giovane dei mille, della spedizione dei mille dei Garibaldini, al quale è stata dedicata anche la scuola con una bella statua lì nel giardino proprio della scuola, qui vicino alla Marchetti. Abbiamo tentato con l'assessore alla cultura, al bilancio, con i dirigenti alla cultura, al bilancio, di capire se come amministrazione vi era l'opportunità e la possibilità di farlo a breve. Però tra burocrazia e vincoli di bilancio e attività, insomma, da portare avanti del comune, i tempi si stavano prolungando. L'intuizione dell'ingegner Nappetti, al quale eravamo andati a sentire, insomma, abbiamo chiesto i pareri, le idee, la disponibilità di tutti, ha avuto una bella intuizione, perché nella storia del comune di Chioggia già un privato aveva installato una targa e quindi, mutuando quell'idea, quella realtà concreta di installazione di targa, l'abbiamo in qualche modo portata qui in Calle San Cristoforo. Quindi è stato chiesto, grazie al tecnico che ha fatto il progetto, all'ufficio che ha fatto l'istruttoria per dare la paesaggistica e l'autorizzazione dell'installazione, e grazie soprattutto al signor Naccari che ci ha creduto dall'inizio alla fine, trovando il tecnico, trovando le economie, pensando ai contenuti della targa, e quindi un progetto dalla A alla Z pensato proprio per non solo dare valore a questa calle ma anche a tutta la città, creando un ennesimo atelier d'autore dove si potrebbe pensare come comune di fare una mappa, proprio adesso che abbiamo le crociere, e dire: se passate di qua è nato Giuseppe Marchetti, se andate in un'altra calle, in un altro campiello, in un'altra riva, ci sono altri nomi illustri della scienza, della medicina, della politica, della cultura, chioggiotta, pensando che in Corso del Popolo di fronte ha soggiornato Eleonora Duse, e si chiama Palazzo Goldoni, è un altro atelier d'autore, per fare un esempio concreto a quello che volevo comunicarvi, può essere anche un percorso interessante che valorizza turismo, cultura e tutta la comunità, e magari da là nascono anche delle attività commerciali e quindi anche il commercio e tutto quello che può essere. Quindi grazie veramente della vostra presenza. Pensavo no, questo per me, prendo la scala, tu mi hai messo il bianco, meglio, perché non avrei fatto malanni. No. Se volete venire a vedere la targa, si trova in Calle San Cristoforo. Era ben sigillata. Con oltre 200 lettere incise. Fatta bene con le bocchette da...